Adesso concentriamoci su Wall Street e il quartiere finanziario di New York. Ci stiamo avvicinando a Final Street, il distretto finanziario dove c'è la famosissima Wall Street. Ma mi sono per forza dovuto fermare per ammirare questo grattacielo. Il Brown Brothers Harriman. Guardate che imponenza! Una cosetta, una cosetta. Tutti mi dicevano: quando andrai a New York passerai la maggior parte del tuo tempo con la testa. Tutti i vetri puliti. E non ci sono solo i grattacieli così alti e così lunghi, sozzi, ma anche le file. Guardate che ordine! Guarda che fila, guarda che ordine. Uguale all'Italia. Ci troviamo a Wall Street, un'importante arteria viaria di New York. Situato nel quartiere di Manhattan, pieno ospita la prima sede permanente della borsa statunitense. Rappresenta tuttora il centro del distretto finanziario di New York, tanto che con il termine Wall Street si indica per metonimia la sede della borsa valori statunitense. Nella piazza di Wall Street potete vedere la statua di George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti d'America. Ci troviamo sempre a Wall Street e di fronte a me potete ammirare il famosissimo toro. Non tutti sanno che è una creazione di un artista italiano naturalizzato statunitense, Arturo Di Monaca. È collocato presso il Bowling Green Park. Il peso della scultura è di circa 3,2 tonnellate ed è interamente realizzato in bronzo. La curiosità è che Di Modica ha installato il toro proprio di fronte alla sede della borsa di Wall Street senza alcuna autorizzazione, intendendo simboleggiare con la possente scultura la forza, il potere e la speranza del popolo americano per il futuro, che aveva consentito agli USA di risollevarsi dopo il crack e dopo la crisi del 1929. Come porta fortuna per tutte le persone che vogliono giocare in borsa e che vogliono, diciamo, tentare la fortuna, è di toccare i testicoli del toro. E noi lo faremo. Andiamo! It's an emergency! Sorry. Chiamo e speriamo ci portino fortuna a tutti quanti, a tutti noi italiani.